Buonasera. Finalmente in stereofonia. In stereofonia perché non sappiamo mai chi deve cominciare. E a sorpresa, è vero. Allora, ti prego. A me la parola? Va bene, allora comincio io. Ben ritrovati a tutti i nostri amici telespettatori. Quinta puntata dell'Eccezionale TV, edizione del martedì. Così come promesso, state vedendo già da questa inquadratura a pieno campo chi sono i nostri ospiti di questa puntata. E lo dico, ma è un pleonastico. Abbiamo con noi Terron Fabio, il componente più giovane dei Sud Sound System. Grande attesa per questa presenza in trasmissione stasera. E insieme a noi c'è anche l'avvocato Giancarlo Vaglio, che però è un amico. Terron Giancarlo. Il componente più giovane di Passione Lecce, diciamo così, ecco, membro di Passione Lecce. Buonasera. Buonasera. Membro di Passione Lecce, conosciutissimo perché è anche spesso ospite di trasmissioni. Devo dire che è uno dei pochi intenditori di calcio. No, è la verità. In effetti, quando siamo in curva è uno di quelli che se ne intende. Di quelli che gridano. No, sempre. Io pensiamo quindi il livello, se io sono tra quelli che me ne intendo. Cioè. Allora, intanto dobbiamo dire che domani ci sarà la partita di Coppa Italia del Lecce contro il Matera. Noi ci soffermeremo poco su questa partita perché in realtà quello che ci preme di più è il campionato. Come voi sapete, incredibilmente il mister Braglia ha raccolto tanti punti quanti ne aveva raccolto Asta in 6 giornate. In 2 giornate siamo riusciti a fare questi famosi 6 sì. punti. Il Monopoli ci aspetta, no, noi aspettiamo il Monopoli alle 20 di lunedì, ricordatevi, quindi tutti allo stadio a vedere questa partita che potrebbe essere veramente la chiave di volta di questo campionato. Poi ne parleremo perché il Monopoli era considerato quasi la sorpresa di questa Lega Pro di quest'anno, poi è caduta soprattutto l'ultima volta sì. contro la Paganese malamente, per cui adesso si dovrebbe rifare, ma certamente non a Lecce, lo speriamo tutti. Lo speriamo. Intanto dobbiamo salutare Tommaso Micelli che è alla postazione internet, tra l'altro abbiamo avuto moltissimi messaggi. Sì, ci sono tantissimi messaggi, tra l'altro ricordo che tra tutti coloro che interagiranno con noi tramite la nostra pagina Facebook L'Eccezionale Salento e chi telefonerà in trasmissione allo 0832 19 43 150 estrarremo il vincitore di una maglietta ufficiale del Lecce. Oh, facciamola vedere ecco. Questa maglietta, noi diciamo poi chi ce l'ha offerta, esatto. Eccola qua, è bellissima. Qui. Noi ringraziamo ovviamente Top Players di Gallipoli, che è il venditore ufficiale di questo abbigliamento sportivo dell'Unione Sportiva Lecce, appunto da questa maglia, la seconda maglia da gioco del club giallorosso, e ovviamente è questo il premio ambitissimo, come dicevamo, per tutte le domande che sono arrivate in palio. Ma non solo credo per la maglietta, ma perché ci sono cotanti ospiti, esatto. Voglio dire. Abbiamo proprio voluto. Questo sarà e il per premio. Di più. Esatto, questo è un premio che però non va ai nostri amici telespettatori, ma a coloro che sono in questa stanza che debbano soltanto goderne visivamente i nostri amici che ci seguono in diretta TV oppure via streaming. Si tratta di una bella guantiera di pasticciotti, il perché presto detto. Gli amici del bar meeting di Lecce in via Sozzi Carafa hanno organizzato ormai quello che è diventato un must dell'autunno leccese, la quarta notte del pasticciotto. Quindi e a proposito di pasticciotti posso fare un poco di... E siamo proprio lì, vedi? Che assist Silvia. Grazie. Ecco, qui chiudiamo il cerchio. Come perché... agevolo subito. Agevola, ti prego, agevola. Pubblicità occulta. No, intanto è questo libro, devo dire, che mi ha divertito moltissimo sulla cucina tradizionale salentina che sarà poi in edicola venerdì insieme al quotidiano. Le fotografie sono bellissime, tra l'altro di Sandro Romano. Ti viene da mangiarle. Sì. E poi ci sono delle bellissime fotografie di abiti fatti da Rosa Maria Francavilla, sono degli abiti fatti con la verdura. Originalissimi quindi. È bellissimo, è una cosa bella. Intanto abbiamo una telefonata, subito vogliamo salutare in regia. Salutiamo Angelo Perrone, il regista, Gemma De Rosa e il nostro Michel che agisco Caputo dietro le telecamere. Prima chiamata, però forse c'è qualche problema, abbiamo sentito la linea è caduta questa telefonata, aspettiamo
che chiunque fosse ricomponga il numero. Intanto cominciamo a fare qualche... E cominciamo con le domande, perché sono davvero tante stasera. Sì, allora, le domande, io comincerei con una domanda sul campionato. I tifosi sono un po' divisi, la maggior parte pensa che il Lecce abbia finalmente trovato il modo giusto di giocare, cioè un modo, magari un gioco magari meno bello ma più concreto, mentre c'è invece Alfredo che crede che con questo gioco non si possa andare lontano. La domanda è: pensate che mister Braglia sia l'uomo giusto, un allenatore magari papadopuliano per un certo punto di vista? L'abbiamo nominato tutti questa settimana, infatti. Allora aspetta, rispondiamo dopo, intanto abbiamo la telefonata, non facciamo aspettare. Pronto? 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 Eccola. Eccoci, pronto. Sì, sì, sono Piero, chiamo da Reggio Emilia. Ciao Piero. Buonasera signor Piero. Quindi ci vedi su streaming? Buonasera a tutti. Sì, buonasera a tutti. C'è un po' di ritardo, dobbiamo ovviamente riuscire. Fai la domanda, Piero. Ah, volevo sapere se abbiamo bisogno di un'altra punta. Se siamo sul mercato per comprare un'altra punta, insomma, visto che questi infortunati che ci sono ultimamente. Bene, senz'altro, adesso ti risponderemo, senz'altro Piero, purtroppo ci sono dei problemi di audio. Delay e questo ritardo tra la nostra risposta e quella del telespettatore, sì, le linee internet. Quindi ascoltaci, creano questo piccolo problema, però intanto Piero parteciperà comunque all'estrazione della maglietta, così esatto, vieni a Lecce e te la prendi. E allora, rispondiamo subito, ci vuole una punta altra? Dunque, non... data la sfiga anche, perché insomma, lo possiamo dire. La sfiga, perché la punta servirebbe l'esorcista, però io penso che il mister si stia orientando verso un modulo che sia un 3-4-3. Certo, nel momento in cui ci sarà a disposizione sia Moscardelli che Curiale, penso che lasciarne in panca uno dei due sarà difficile. Però nel momento in cui uno dei due dovesse mancare, lui sicuramente opterà per un 3-4-3, cioè quindi con una prima punta centrale e due esterni offensivi che possono essere sul rago Dumbia, Carrozza. Quindi per te non serve un'altra punta. Quindi secondo me, ripeto, se dovesse venire una punta rincalzo, sì, tanto quanto, insomma. Però, ripeto, se c'è sia Moscardelli che Curiale, giocano entrambi. Se invece ce n'è a disposizione uno soltanto, secondo me il mister opta per un 3-4-3, quindi una punta non è così fondamentale. Questo è il mio pensiero. Ma sicuramente non farebbe male alla fine. In momenti del genere, se ci fosse stata, magari. Anche perché bisogna aspettare un po' le nuove leve o chi sa e deve sostituire, ahimè, poi le punte lead della squadra, dunque c'è da dare fiducia anche a loro, magari nel momento in cui stanno per prendere fiducia devono rientrare in panchina. Tra l'altro Moscardelli è anche un po' anziano, ne parlo io appunto. Calcisticamente parlando, calcisticamente, sì, lo dobbiamo dire. E forse avrebbe bisogno, nelle prime sette partite già due volte infortunato ed è mancato per il 50% dei match finora giocati, quindi è evidente che qualche attacco in più è inevitabile purtroppo. Poi c'è la sfortuna, come dicevi giustamente tu, ci si sono messi davvero tanti fattori incredibili, però il presidente, chiamiamolo così, Saverio Sticchi Damiani, ha sottolineato che la società non si tirerà certo indietro nel momento in cui dovessero esserci richieste in tal senso di Braglia, perché oggi poi bisogna fare conti con quelle che sono le richieste dell'allenatore soprattutto. Braglia secondo oggettive. Me vuole più difensori. Difensori, infatti già abruzzese possiamo anche rispondere alla domanda che ci ha fatto quel, come si chiamava, il... Piero. No, lui è Piero. Giacomo. Giacomo dice questo gioco un po' sparagnino di Braglia, un po' alla Papadopoulo, lo considerate adatto alla Lega Pro o pensate che non vada bene? Beh, penso che se si vuole avere un risultato bisogna anche accontentarsi di questi risultati domenica per domenica, dunque
qualsiasi è buono, purché non sia negativo, insomma, se si vuole raggiungere anche, sacrificando l'intera turandosi squadra. Col naso turato. No? Turandoti il naso, perché comunque chiaro. L'ultima partita, il primo tempo, mio marito non mi ha fatto sentire niente perché russava come un mazzo. Chiaramente se si porta la squadra indietro e si punta più sulla difesa, avremo sempre un gioco lontano dalle punte, dunque bisogna vedere anche quella differenza, no? Sì, io penso che veramente le abbiamo provate tutte, nel senso che abbiamo provato a giocare in tanti modi in Lega Pro da quando siamo in questo affascinante campionato e probabilmente ogni anno individuavamo un avversario che in qualche modo ci dava fastidio perché giocava male, però era là. Vedi Trapani, vedi, ecco, Frosinone, sì, il Benevento, anche se bella, c'è una bella differenza, con tutto il rispetto per le squadre di quest'anno, ma rispetto agli ultimi due anni comunque c'erano squadre che molte di loro stanno in B e altre sono in A, addirittura in Serie A. Però il gioco del Trapani e quello del Frosinone era un gioco, quindi sparagnino al massimo. Il mio auspicio è quello che, di interpretare noi quest'anno e di essere noi quest'anno quella squadra, quelli brutti e cattivi, brutta, sì, infatti magari sporca, brutta e cattiva, e veramente questa potrebbe essere la fotografia del momento, la fotografia più ancora del momento di quello che potremmo essere, perché probabilmente il mister lavorerà molto su questo margine, cioè di una squadra ancora più corta, ancora più cattiva, con i reparti molto vicini. Abbiamo visto la grande differenza rispetto alla squadra di Asta, è quello, la squadra di Asta giocavano un blocco dietro e i due lontani, qui invece in 25-30 metri sono tutti ed 11, quindi poi è chiaro, lo spettacolo è quello che è. Probabilmente abbiamo anche delle lacune in questo momento sugli esterni offensivi, perché non me ne voglia il buon Dumbiano, un giocatore troppo altalenante, anche se nelle ultime due partite ha dato dei segnali di ripresa. Carrozza è un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto male, quest'anno non mi sembra stia andando meglio. Forse servirebbe un esterno più che un attaccante puro, un esterno offensivo, ecco, potrebbe secondo me essere la carta. Sai che c'è, che poi buona lettura. Dei momenti sono importanti per portare avanti poi quel discorso, perché l'anno scorso Carrozza, prima che andasse via, le prime pagine dei giornali erano sue, le prime partite. Le prime, e poi si è perso. Poi un po' si è affievolito e perdi la fiducia, un po' cambiano. Vabbè, si è fatto pure male poi, e non ha giocato quando aveva giocato la partita in casa bene. Perché quando è entrato, io ricordo, perché a me non piace molto Carrozza, lo devo dire. E quando poi ho visto come giocava, mi sono assolutamente ricreduta, perché ha dato impulso proprio alla squadra ed ha giocato bene, può darsi. Però è chiaro, insomma, che se dovessi rinforzare un reparto in questo momento, opterei sicuramente per un esterno offensivo e non per una prima punta, dove comunque hai due prime punte vere, perché sia Curiel che Moscardi lo sono. Di Hop di rincalzo, cioè, e Cicerello di scorta. Sì, ma abbastanza discorta. Però quello che voglio dire, insomma, due punte di quel calibro centrali più una terza che comunque ce l'abbiamo, non si può pretendere di acquisire un'ulteriore quarta punta centrale e magari anche di particolare tutte livello, e due insomma. Insieme l'abbiamo visto sì e no due o tre volte, Curiale e Moscardelli, per cui forse ancora non si trovano neppure tanto bene, perché hanno giocato poco insieme. Io ho una mia teoria, però me la dica. Secondo me sono due prime punte. Stop. E ci sta. Moscardelli era una seconda punta, o comunque poteva giocare seconda punta qualche anno fa. Adesso no. Adesso è una prima punta. Assolutamente sì. E quindi io faccio l'avvocato. Segue il calcio così per diletto, però sempre però sentito che in campo si schiera una prima e una seconda punta. L'abbiamo detto. Due prime punte, secondo me, tendono a ostacolarsi. Ma ti chiamo Terron o ti chiamo Fabio? Come vuoi. Cosa preferisci? Un pasticciotto. Un pasticciotto. Allora, sentiamo un'altra domanda, dai, che sono tante, facciamole veloci. Sì, allora c'è Davide che chiede, Davide che anche conferma che il Lecce è stato brutto, cattivo e con lo sangue a Lecchi, dice, quindi gli è piaciuto particolarmente. Invece c'è Michael che chiede a Fabio: qual è il vostro rapporto con l'Unione Sportiva Lecce? Chi tra voi tre è più tifoso? Inteso come società, credo.
Come la nuova dirigenza? Sì, con sì, la nuova dirigenza. E con il Lecce in generale. Okay. Lecce, bah, con i ragazzi c'è sempre grande stima, c'è sempre stata anche in passato, e poi man mano che cresceva la nostra esperienza musicale, cresceva anche la voglia di instaurare un rapporto tra quelle che erano le eccellenze rappresentative del nostro territorio, noi attraverso la musica, i Lecce attraverso il calcio, e dai, insomma, da tempo addietro abbiamo fatto diverse dirette con quelli che il calcio, e poi facemmo il primo inno, e poi quest'anno, insomma, l'anno scorso con i Tesoro abbiamo anche con loro un ottimo rapporto. E quest'anno c'è stata la presentazione della squadra con sì, l'inno, sì, diciamo che stava iniziando anche per noi tutti, in quanto tifosi di Fabrizio Miccoli era un sogno vederlo qua, insomma. Voleva dire quasi no, sancire quel momento che comunque è stato sancito e rappresenta quel periodo se ascoltiamo quella canzone. Dunque ci sarà e c'è sempre un ottimo rapporto. In questi giorni sono passato, scusate, anche da Martignano per trovare la squadra, perché ho molti amici nell'entourage della squadra, dunque con alcuni ragazzi del team sono molto amico, dunque mi fa piacere mantenere e continuare questa cosa. Poi io sono più tifoso adesso. Nando Popu è andato anche al campo diversi anni fa, faceva le trasferte, dunque c'è sempre un po' di passione intorno a noi del calcio, perché il calcio lo viviamo tutti. Ma anche perché non puoi essere leccese e non ti fare Salentino e non ti fare Lecce, no? A meno che proprio non c'hai il sangue nelle vene. Sì, è una passione che cresce, è una passione che cresce piano piano. Allora, a proposito della tua amicizia che è nota con Fabrizio Miccoli, c'è Salvatore che chiede: secondo te nel primo anno di Lega Pro del Lecce avrebbe potuto funzionare la coppia composta da Miccoli e Cevanton? E chiede anche se hai qualcosa da rimproverare a Miccoli per i due anni in cui non è riuscito a portare il Lecce in Serie B. Invece Francesco chiede come hai vissuto l'ultima stagione di Miccoli a Lecce. Belle domande. Allora, partiamo dalla prima domanda e rispondiamo tutti, però. Sì. Allora, primo anno io ho voluto fortemente Cevanton. Miccoli non era neppure in Fieri, perché comunque giocava nel Palermo, idea, non esatto. C'era proprio capitano in Serie A. Ecco, era capitano, quindi non si pensava proprio che sarebbe tornato a Lecce. Di Miccoli a Lecce ne abbiamo parlato per una ventina d'anni, penso, da quando ho cominciato a giocare. Se ne è parlato di meno quando stava qua, ecco, poi alla fine vero. È stato così, tra l'altro, siamo molto affezionati, chissà se ci vede a Malta, magari mandiamo un saluto attraverso Miccoli, sicuramente ci vedrà. Sì, lui ce lo disse quando l'abbiamo intervistato tre settimane fa in occasione della presentazione della squadra di calcio femminile. Disse: io a Malta c'è internet, seguo tutto. Beh, e allora dicevo, Cevanton stravoluto da me, perché poi in quell'epoca facevo parte dell'Unione Sportiva Lecce, sono stata io che l'ho portato a casa dei Tesoro, insieme a me abbiamo fatto, insieme a Bruno, che saluto, a Pasquale, abbiamo fatto l'accordo con il Lecce. E secondo me è stato un anno disgraziato, perché con quella squadra e con 13 punti a un certo punto di vantaggio era quasi sicuro di poter andare in Serie B, anzi nessuno pensava che non ci saremmo andati. Poi forse per una cattiva gestione dello spogliatoio è successo che abbiamo perso partite assolutamente da non perdere. Non sì. Credo che se Miccoli ci fosse stato con Cevanton avrebbero potuto giocare insieme, perché forse si pestano un po' i piedi dati i ruoli. No? E poi c'era un certo signor Lerde in panchina, quindi potrebbero giocare anche insieme. Però più o meno partono dalla stessa piazzola, insomma. Appunto. Però sarebbe stato bello comunque averli comunque di cuore, diciamo, in squadra, perché era anche una volontà che c'era, insomma, e poi si è rimasti un po' tutti stupiti. Però bisogna anche prendere atto
del fatto che nel primo anno abbiamo tirato un po' i remi in barca per fare del torto a qualcuno, magari. Sì, quello è stato. Dunque, i risultati sono stati quelli che la squadra era vincente e siamo andati a finire con quello che poi abbiamo visto tutti, che ha scaturito uno scetticismo assurdo nei confronti della squadra e con quello che è stato dopo. Dunque, ognuno un po' ha la propria responsabilità in quel caso. Sentiamo Giancarlo. No, francamente mi avvalgo la facoltà di non rispondere, perché per il primo anno consiglierei a tutti la lettura del celeberrimo romanzo L'ammutinamento del Bounty. E la chiudiamo qua. Per il secondo anno probabilmente è l'anno dove abbiamo meno gol, grandissimo, sì. Campionato. Scelta un grande campionato nato con l'handicap. Grande campionato il secondo anno. E io ero sicura di poter andare in B. Pochissimo da dire, anche lo stesso Fabrizio Miccoli che quando fece ha giocato, 14 gol, quando tra giocato, l'altro. C'è stato con un problema fisico più serio. Sul terzo campionato stendiamo un velo pietoso. Veramente non saprei a chi ripartire più responsabilità, compreso me in quanto tifoso, in quanto ambiente, perché insomma fare calcio sicuramente in certi momenti a Lecce sembra veramente molto una missione folle. Si doveva ripartire da quello che era stato e poi insomma io avrei fatto giocare sempre Miccoli e Moscardelli, in quanto comunque c'è stato un certo apprezzamento, no? Magari uno chiama l'altro e l'altro viene, sì, qua perché c'è stima ci siamo trovati sempre a purtroppo a vederli sempre staccati, mentre quello era un buon modulo per giocare e per fare almeno un po' più di gol. Comunque poi, molti errori hanno portato poi quello che è stato campionato. È stato, guardiamo avanti e sì, il dolore e come è diciamo terribile. Noi, de questo passa. Ormai è storia. Allora, Pierpaolo, tu non hai risposto però. No, io stavo pensando, cioè stavo aspettando una risposta, perché noi abbiamo proprio la clip che realizzammo in quell'occasione che ricordavo pochi istanti fa con Fabrizio Miccoli. A onor del vero, lui ci ha dichiarato, mi fanno segno che non è disponibile, quindi ecco, riassumo brevemente. Io mi sono presentato in società, queste cose non le sa nessuno. Ho preso il mio contratto, ho detto questa è la cifra che devo percepire, mi prendo il 30% di colpe di responsabilità per la non perfetta riuscita di questa stagione, però pretendo che altrettanto faccia la società e chi era in panchina. Certo. Quindi lui si è decurtato l'ingaggio del 30% perché non ha reso secondo quelle che erano le aspettative, e questo gli fa onore. Noi della stampa eravamo presenti, gli abbiamo detto forse sarebbe stato il caso di pubblicizzare un po' di più, di parlare un po' di più, però lui ha preferito glissare. Io ricordo quei momenti in cui uscivano i manifesti San Fabrizio salvaci tu, sì. E questo è successo quell'anno, è successo anche anni prima. Poi non vedo il motivo perché il pubblico non si debba far sentire quando ha una necessità. Poi ricomincia a parlare nel momento in cui il calciatore magari stizzito lascia e va via, magari vuole cambiare aria perché qui è stato ferito, e poi ricomincia a parlare. Cioè, bisogna un attimo vedere quali sono poi le responsabilità che uno si assume e viene magari detto bandiera e tutte queste cose. Vabbè, però lasciamo perdere questo discorso, perché forse c'è stato anche un errore nostro, nel senso di tutto anche l'ambiente. Noi ci consideriamo di alto lignaggio come ma squadra, è un po', no? È un po' tutti, allora, noi pensiamo che siamo in Lecce, in realtà siamo in Lega Pro e siamo come tutti gli altri. Sì, bisogna, allora, bisogna scendere. Forse bisogna scendere, perché noi siamo, esatto, in Lecce, ma non fondamentalmente quando parlavo di sporchi brutti e cattivi è sostanzialmente quello, cioè probabilmente la Lega Pro si vince così, ecco. Dico noi, probabilmente, perché non l'abbiamo mai vinta noi con questa grandeur. Con questa grandeur che ci portiamo appresso, che non è frutto nostro, ma signori miei, noi abbiamo avuto un Iurlano che in tempi in cui il calcio era molto meno professionista, non era fine di lucro addirittura, ci ha portati in Serie A. E poi abbiamo avuto Giovanni Semeraro, che nessuno ricorda per quello che è successo alla fine, che ci ha tenuto 13 anni in Serie A. Quindi, su 18 complessivi. Adesso, e quando andavamo in B, l'anno dopo tornavamo in A. Noi adesso dobbiamo calarci in questo, ahimè,
contesto e fare i brutti e i cattivi come il Monopoli, come le squadracce che di stanno categoria, a Lega Pro. Di categoria. Anche se non ci piace se mio marito si addormenta. No? Sì. Sì. Senza dimenticare che siamo comunque Lega Pro per un comportamento di qualcuno che sempre Semeraro si chiama. Però non sento elettorale. No, perché sennò sembra che siamo venuti di qua, certo, per sbaglio. Certo, assolutamente. Però... Dopodiché è chiaro che vincere un campione Lega Pro non è facile per nessuno. Puoi avere le spalle chi vuoi, ma l'esperienza insegna che il Napoli ci mette svariati anni, il Genoa altrettanto. Quindi non è una questione di spendere soldi. Savino Tesoro qui ha speso soldi che sarebbero bastati per vincere tre campionati, uno. Poi purtroppo c'è la sfortuna, ci sono degli errori, ci sono mille e mille variabili. Secondo me la stessa, guarda, forse l'iter del Lecce si può riassumere nella figura di Asta. Sì. Nel senso che Asta, poveretto, che è un buon allenatore, voleva far vedere ed essere bravo. Per cui ha fatto delle partite pensando di dover fare anche bel gioco. Quando è andato a Foggia lui voleva stupire. E quindi ha sbagliato. Io non lo so, chiaramente io sono l'ultimo, non capisco nulla di calcio. No, sto non... dicendo sì, però vai a Foggia e giochi con De Feldis, lasci Papino in panchina e metti Suciu, praticamente giochi con un centrocampista e mezzo da un punto di vista dinamico e ti distruggono, cioè che ne so, non so. Comunque vabbè, abbiamo portato pagina, vediamo che succede. E mangiamoci un pasticciotto. Vogliamo ringraziare i nostri sponsor? Quello obbligatoriamente. Il Valletto può far vedere? O è... No, il centro radiologico Quarta Colosso e Salentinamente, che sono ormai storici compagni nostri di viaggio, ci seguono e ci permettono di poter andare in onda e di potervi raccontare tutte quelle che sono le vicende del Lecce Calcio e di tutte le realtà del Salento, grazie anche a loro ovviamente. Dai. Avete introdotto questo argomento con Bin e quant'altro. Le notizie di cronaca di queste ultime ore vogliono un'altra partita nel mirino. Cos'è successo? Per chi non lo dovesse sapere ancora, c'è questa federazione che si chiama Federbet che ha un monitoraggio su tutte quelle che sono gli incontri di calcio, in particolare sulla Lega Pro. E c'è stato un flusso anomalo di scommesse sulla vittoria del Foggia, vittoria che è venuta nel derby appunto con l'Andre dell'ultima giornata, addirittura al 93esimo, tante polemiche per l'arbitro, però qui addirittura c'è stato il segretario generale che con toni molto duri ha diramato un comunicato stampa rivolto ai vertici della Lega Pro in cui si dice sì, propugnate il calcio pulito, la voglia di dare spettacoli, di dare un nuovo assetto a questo terzo campionato italiano, ma intanto qui c'è da registrare una molto probabile combin in questo derby. Quindi si sta scatenando la bufera, non sappiamo, è stata preannunciata anche la denuncia penale di questo episodio. Perché in qualche modo loro ritengono provocatoriamente Federbet che davanti all'inerzia della Lega Pro debbano intervenire loro, esatto. Una Lega Pro che al momento è commissariata, ricordiamo. Cioè, sì, vabbè. Tutto quello che è successo l'anno scorso veramente sarebbe da dover bloccare tutto. Bloccare. Però questa è una piccola nota polemica, però sì, Federbeck fa bene a segnalare, fa bene tutto, però è parte del meccanismo. Cioè, per me se non sbaglio addirittura possono essere quotate la Serie D a breve. Ecco, per me poter quotare già la Lega Pro, la Serie D non ne parliamo proprio, è una follia, perché tu consenti a calciatori di guadagnare con un comportamento anomalo più di quello che guadagnano probabilmente come ingaggio. Anche se non si può fare, è chiaro che nessuno non si può fare niente, Silvia. Non sta scritto per legge. Pure in Asia, no? Quindi non sta scritto per legge che si debba scommettere sulla Lega Pro. Purtroppo. No, il meccanismo. Anche se chiudi, sì, le certo. Se vogliono. Lo so, però quantomeno ostacolare. È come i diciamo, videopoker, no? Uno può giocare d'azzardo anche su internet. Però allora, intanto io ritolgo i videopoker dai bar. Certo, e hai ragione. Secondo me invece sono state molto blande le misure di punizione di questi giocatori. Se noi pensiamo che ci sono giocatori del Bari
che dopo sei mesi, neppure sei mesi, perché hanno patteggiato, hanno ricominciato a giocare. Il caso questa di Mauri, Silvia, quello è emblematico. Mauri che è stato addirittura in carcere e poi è andato a Pechino ad alzare la Supercoppa al cielo. Sai, Silvia, cosa cos'è? Che a me è un calciatore di Lega Pro, di Serie D, che si vende qualche partita, mi dispiace pure. A me no. Ma perché probabilmente è stato società dove manco lo pagavano da sei mesi. Secondo me dovrebbero quantomeno retrocedere e farli giocare, insomma, prima categoria. Il problema è che secondo me il calcio minore non può essere quotato perché è troppo, diventa infatti troppo appetibile da bambini. E non ci sono gli strumenti per controllare. Poi su campi senza telecamere, senza commissari, senza quarti quarti uno, il plurale di quarto, senza commissari di campo, eccetera, eccetera. Quindi diminuisce il controllo, aumenta l'appetibilità della combin, perché di fatto una combin magari ti rende quanto sei mesi di ingaggio che banco ti hanno pagato, perché molte società non pagano. E poi è facile prendersela solo col calciatore. Però dobbiamo andare tutto in pubblicità. Lo mi fai un reg per la pubblicità? Pubblicità, pubblicità, pubblicità. Vedi, Mufra Nubicamo, c'è la pubblicità. Ciao!